A tutti, Tarta amici di Tarta YouTube TV, io sono Aldi Stein e siamo tornati sulle domande per conoscermi meglio. Sì, avevo già fatto un video che era stato un po' lunghetto, un'ora e qualcosa, qualcuno l'hanno visto pochissimo, forse perché era lungo. Allora, mi ha detto un'amica, ciao Bebe, Bebe Bebe, ciao, mi ha detto che stavano girando queste altre domande su Facebook. E questi possono queste domande. Allora ho deciso di prenderle e di fare un video. Quindi andiamo alle domande. Ah, noterete che a fianco alle domande ci sono già le risposte. Voi non badate con le risposte, non sono risposte mie, sono risposte che ha messo chi ha creato il post praticamente. Cioè, quelle andavano fatte copia e incolla su Facebook e ogni volta messo la risposta e copiare con tutta la risposta per vedere quello che ha risposto tu. Quindi invece, siccome non mi andava di fare un copia e incolla, di cancellare tutto, l'ho preso direttamente così. Non barate le risposte, devi ascoltare quelle che dico io. Andiamo alle domande. Domanda numero 1. Il voto più alto che hai preso? Il voto più alto che ho preso è stato 9,5 in un compito di francese. Quanto adoravo il francese. Alle superiori. Non ricordo se era in secondo superiore, forse in terzo. Il voto più basso che hai preso? Beh, un sacco di due. No, anche uno. C'è un professore che metteva uno. Una volta mi mise uno. Perché non avevo studiato. Sei mai stato sbattuto fuori dalla classe? Non mi ricordo, però mi sembra di sì, però non mi ricordo il motivo. Quindi diciamo di sì. Ti hanno mai presidente? No, questo no. In presidenza non mi hanno mai mandato, questo ne sono sicuro. Mai tagliato? Ah, ma tagliato vuol dire, noi diciamo hai fatto filone, cioè hai bigiato, cioè non sei andato a scuola, non sei entrato in classe. In ogni regione, in ogni dialetto c'è una maniera diversa da dire. Questo non so in che regione si diceva mai hai tagliato. Che parte si dice bigiato, da noi in Puglia si dice hai fatto filone. Sì, ne ho fatti di filone, voglio, ma non ditelo a mia madre. Eh? Hai mai risposto male ad un prof? No, sinceramente non è nella mia indole, è una cosa che mai mi sarei voluto fare. Perché io avevo questa cosa che vedevo i professori in autorità. Quindi, boh, sarò strano, sarò diverso dagli altri, ma non ci sarei riuscito mai a rispondere male ai prof. Grazie, cagnolino. Magari da dietro sì, di tutti i colori, ma in faccia no. Materia preferita, la matematica, ragazzi. Ebbene sì, quasi tutti la odiano la matematica, io con la matematica mi divertivo. Per me fare un compito di matematica era come risolvere un cruciverba, come una settimana di mistica. Mi piaceva troppo. Anche se non è che prendevo voti altissimi, Soltanto l'ultimo anno, il quarto anno, perché poi al geometra il quarto anno si lasciava la matematica, il quinto anno non si faceva, perché si facevano materie più complesse. L'ultimo anno e quarto ho preso qualche 7, qualche 8 in matematica, più di tanto no. Gli altri anni sempre su 6 e mezzo, anche 5 e mezzo il compito è capitato. Sapete, ci sono quegli insegnanti che sono un po' più tignosi, pretendono un po' di più, magari sbagli una virgola in un passaggio e pam, ti tolgono il voto. Materia odiata. Materia odiata, materia odiata. Ma non ce n'è una che odiamo in particolare. Secondo me non si possono odiare le materie. Sono i professori come te le presentano a volte che te le fanno odiare. Quindi c'è stato un anno che ho odiato la storia. Anche se poi la storia mi piaceva tantissimo. Però lo odiavo perché era l'insegnante che me la faceva odiare perché te la spiegava male, ti spiegava una cosa e ti dava 36 capitoli l'ultima volta da studiare, tu non ti veniva la voglia, la prendevi in odio a lui, prendevi in odio alla materia. Però una materia in sé per sé che ho odiato non mi viene in mente. Professori, potete dire, ma materia non mi veniva nemmeno uno, mai ho odiato una materia. No, non ci penso più, no.
A che ora ti alzi? Dipende da quello che ho da fare. Solitamente mi alzo un'ora, se ho un impegno, un'ora prima dell'impegno che ho. Metto due sveglie. Una un'ora prima e una un'ora e mezza prima. A che ora pranzi? In genere verso l'una e mezza, le due, quelle l'orario. Sei figlio unico? Sì, sono figlio unico. Hai un calendario? No, non ne ho uno. Ne ho uno, due, tre, quattro, cinque ne ho. Ne ho cinque. Com'è il tuo pigiama? Beh, ne ho parecchi, ne ho uno blu, ne ho uno celeste, uno grigio. Inverno, poi l'estate qualsiasi maglietta, t-shirt, con qualsiasi pantaloncino diventano pigiama. A volte se poi fa proprio caldo, 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 dormo anche senza niente, anche senza un cane, capitato. Hai un balcone in camera? No, ma la pina sulla finestra. Le scarpe che hai messo oggi, ve le faccio vedere. Ho messo le pantofole, valgono come scarpe? Sono quelle le pantofole. Non sono uscito, quindi ho le pantofole. Forse esco tra un po'. Vuoi sposarti? Sì, un giorno sì. Se trovo la donna giusta, ma la ciusco, no, volevo dire che pantofole. Se trovo la donna giusta, perché no? Mi piacerebbe tantissimo, anche se sono già in età avanzata, però mai dire mai, c'è gente che si sposa anche in tarda età, quindi. Vai d'accordo con i tuoi genitori? Questa è una domanda delicata, perché non perché non abbia un buon rapporto, perché in realtà ho solo mia madre. Quando ho perso mio padre, quando ero molto piccola, avevo un anno e mezzo io, l'ho perso per una brutta malattia, quindi non ho praticamente avuto rapporti con mio padre. Con mia madre sì, ho un buon rapporto, che avendo solo lì siamo molto attaccati, quindi molto uniti. Molto uniti, sì, un buonissimo rapporto con lui. Dove eravamo? No. Hai accanto a te persone speciali. Accanto a me, a parte mia madre, non ho praticamente nessuno, sono quasi sempre da solo. Canta persone speciali, sì, ho gli amici dell'associazione che sono tutti persone speciali. Pensandoci bene, sono loro, o anche Alvaro, l'amico che vado a vedere le partite, sono tutte persone speciali, tutte. Anche se quella più speciale sta un pochino lontano, sta a Bernalda, qualche chilometro. Lo so che mi stai guardando. Ciao! Ciao, Lady! Hai mai desiderato avere un altro nome? Sì, da piccolo mi sarebbe piaciuto chiamarmi Mirko o un nome americano tipo Michael, Bob, Todd. Il tuo mio pensiero quando ti svegli? Fare la pipì? No, a parte quello, no, non è vero, scherzi. Il mio pensiero è prendere il cellulare e mandare il buongiorno alle persone speciali. E leggere se per caso me l'hanno mandato il buongiorno. Che sembra una cretinata, ma è una cosa bellissima. Appena ti svegli, leggere il buongiorno sul cellulare, te la fa iniziare meglio la giornata, ecco. La fascia oraria che trascorri a letto. Allora, trascorro a letto dalle 12 e mezza più o meno fino alle 8, alle 9 la mattina, se non ho niente da fare, se no anche prima. Ti manca qualcuno? Sì. Manca lei, tu, mi manchi tu. È ad agosto, ci vediamo però. Adidas o Nike Adidas? Io ho sempre adorato l'Adidas. Questa cosa delle tre bande bianche mi è sempre piaciuta tantissimo. Ho sempre avuto tute dell'Adidas soprattutto. Quindi non potete capire come sono stato felice quando ho saputo che la Juventus, che è la mia squadra del cuore, come si può vedere anche dalla mia maglietta, che prendeva l'Adidas, mamma mia, non potete capire la felicità. Cioccolato o vaniglia? Verrebbe da dire cioccolato perché siamo un po' tutti cioccolisti anonimi, però vaniglia, perché il cioccolato lo mangi più spesso, la vaniglia la mangi ogni tanto, è quella che devi sentire di più ed è più particolare come sapore. Colore, il mio colore preferito è il blu, sempre è stato il blu. Giorno o notte? Guarda, adesso giorno, però tanti anni fa, quando ero più giovincello, che avevo le comitive,
facevamo tardi, mi piaceva tantissimo vivere la notte, adoro la notte, così calma, così romantica, questo cielo stellato, questo tetto di stelle che hai ovunque vai sulla testa. È fantastico, purtroppo questa cosa non la vivo più da tanti anni. Vabbè. Estate, inverno, estate. Non vedo l'ora che arrivi l'estate, che io adoro l'estate. Mi piace il mare, come ho già detto nell'altro video. Quindi non vedo l'ora. Abbiamo fatto il bagno di notte al mare e per l'appunto sì, che l'ho fatto. Se l'ho fatto. È una cosa bellissima, ragazzi, a parte che è l'apice, il top proprio del romanticismo, romanticità, stavo dicendo, del romanticismo nel bagno di notte d'estate, mamma mia. È una cosa fantastica. A parte che non ve l'aspettereste mai, ma l'acqua d'agosto soprattutto, l'acqua del mare d'estate, di notte, è calda, è bollente quasi. E allora è proprio piacevole, è proprio... Il piacere senti a farti il bagno. Dico la verità, ho provato anche a farlo nudo. È bellissimo. Ma entri proprio in contatto con la natura in una maniera splendida. Poi di notte non ti vede nessuno, quindi è bellissimo. Te lo consiglio, il bagno di notte. Troppo bene. Ma purtroppo sono tanti anni che non lo faccio e ne soffro. Non so se riuscirò quest'anno, non lo so, non credo. Però bellissimo. Perché non mi viene andarci da solo, è quello il problema. Non trovo nessuno qui andarci. Va bene. Qualcuno di voi vuole venire con me a fare il bagno di notte quest'estate? Fatemi sapere sotto nei commenti. Tinto i capelli? No, no. E allora io ho questi capelli nero con rovino, sono proprio neri, neri, neri. Mi dicono con i capelli di velluto quasi. Che se li accarezzare è proprio come accarezzare il velluto. E poi siccome ho, non so se si vede, il pizzetto biondo. Molti pensano che mi tingo uno o l'altro, ma sono naturali, sia uno che l'altro, ve lo giuro. Mai pensare che il personaggio di un cartone fosse bellissimo. Ah, che domanda, che ricordi che mi risveglia. Pensate, quando ero piccolo, avrò avuto 4-5 anni. Ora, già non esisteva più, me l'aveva tramandato mia cugina delle copie, una decina di copie che lui collezionava del Corriere dei Piccoli, che è una rivista che usciva negli anni Ottanta. Una vera e propria rivista per bambini. Se non la conosci, andate a cercare su Google, era molto bella. E in una di queste riviste c'era sulla copertina, proprio grande grande, la faccia dell'incantevole Crimi. Io amavo l'incantevole Crimi, bambino, vi giuro, mi ero preso proprio la cotta. Ma così tanto che prendevo la copia, me la baciavo, perché proprio mi piaceva tantissimo. Che vergogna. E vabbè, cose che si fanno da bambini. Fatemi sapere se avete fatto anche voi qualcosa da bambini di così da vergognarvi, così scioccante, scrivetelo qui sotto nei commenti. Ricevuto tante di quelle botte la sveglia? No, no, per fortuna no. Domande varie, che quelle non erano varie quelle di prima. Età in cui vuoi sposarti? Beh, ne ho già 38, quindi vorrei il prima possibile, magari anche, non lo so. Prima arriva meglio è, poi io purtroppo per il momento sono single, ragazze sono single, purtroppo, se trovo la donna giusta, io il prima possibile, siete avvisate, brucerò subito le tappe, anche se purtroppo anche lavorativamente dovrei prima sistemarmi. Poi, quanti figli vorresti? I figli non sono mai abbastanza, secondo me. Però direi che 3 è il numero perfetto. Due femminucce o un maschietto. Come vorresti morire? Ma che brutta domanda. Non voglio scegliermi una morte quando arrivo di vecchiaia il più tardi possibile, speriamo a 200 anni.
Ti piace qualcuno in questo momento? Domanda compromettente. Diciamo di sì, va. Single, e l'ho già detto, sì, ragazzi, sono single. Dove vorresti vivere? Il mio sogno, quando vedevo qualche tempo fa, no? Mi ero innamorato della serie televisiva Baywatch. E allora sognavo di vivere a Miami, sulle spiagge. Ultimamente sto vedendo il commissario Montalbano. Montalbano sono. E c'è una casa stupenda, anche se con tutto che lui è commissario non so quanto sia legale quella casa proprio sulla spiaggia, ma è bellissima. Quindi vorrei vivere nella casa del commissario Montalbano. Se non sapete com'è, andate a vedere lunedì sera commissario Raiuno. Mi ho fatto pure la pubblicità occulta. Ultima vacanza fatta. Ultima vacanza fatta. La intendiamo vacanza come viaggio, mi viene in mente. Non è lontano, sono tanti anni purtroppo. Nel lontano 99, in quel di Torino, dove ho un sacco di parenti. E sono andato a trascorrere lì da agosto a settembre, 2 mesi fantastici. Sono stato in montagna, ho fatto tante cose belle. Al fiume. Canzone preferita in questo momento? Allora, io ho due canzoni nel cuore. La canzone che ho sempre nel cuore. Oddio, il titolo, scusate. Ah, mi stavo scordando il titolo. La canzone che ho sempre nel cuore, che mi piace proprio perché ho dei motivi legati a dei ricordi vecchi che non sto qui a dirvi, è La tua bellezza di Modà. Quella proprio sarà sempre nel mio cuore. Canzoni nuove in questo momento. È molto orecchiabile, mi piace molto, è tutto molto interessante. Non è un testo intelligentissimo, ma mi stanno chiamando. Ma lui quando lo carichi? Ma lì l'ho caricato. Scusate, Marilina, l'ho caricato già e ne sto girando un altro. E ne sto girando un altro mentre registro. No, mentre registro, mentre scrivo. E ne sto girando un altro mentre scrivo, cara Marilina, guardati pure questo. Torniamo a noi. Un tuo sogno, il mio sogno. Allora, il mio sogno andiamo come sogno nel cassetto e di vedere mia madre che non lavora più, vorrei trovarmi un buonissimo lavoro io, ma buonissimo, da prendere più di 1.000 euro al mese per poter vivere decentemente, in maniera felice. Magari compri un'altra villa al mare, comprami una macchina, che non ce l'ho. E questo è il sogno in cassetto generale. Poi già che ci siamo, ci siamo, ci sumo. Già che ci siamo, voglio raccontare il mio sogno ricorrente. Anche. Che era un mio sogno nel cassetto, un sogno piccolino. Che non so se mai realizzerò, però è un pochino più facile. Diciamo più fattibile di quell'altro. Sogno spesso di trovarmi di notte per l'appunto. Nella domanda di prima. E torniamo alla domanda di prima: il bagno di notte sulla spiaggia. Sogno di trovarmi sulla spiaggia, non di notte, attenzione, no, al tramonto. E quindi siamo nella penombra. Ci sono io e questa ragazza che non riesco a vedere bene perché siamo in penombra. E siamo abbracciati a guardare il tramonto, semplicemente. Quando il sole sta piano piano calando, mi giro, la bacio e facciamo l'amore.
veniamo coperti dalla penombra e il sogno finisce. Vabbè. Il più bello suona sempre la sveglia. Questo è il mio sogno. Hai dei migliori amici? Certo. Il mio migliorissimo amico, il mio migliore amico, il mio fratello è Ragno80. Ciao Ragno. Ugo detto Ragno80, sono proprio Ugo. E poi ho anche delle carissime amiche. Che appunto Marilu, Marilu, e la Lady, detta anche Bebe Bebe, di cui per la, a proposito vi lascio in descrizione il suo canale, andatevela a vedere, perché fa dei video molto interessanti, molto carini. Piace a qualcuno? Guarda, per certo non lo so se piaccio a qualcuno. Sì, su poco di piacere come persona. Di piacere, piacere, in quell'altro senso, spero di piacere a qualcuno nel mondo che ci sia. Per il momento non lo so. Piacevo nel passato a qualcuno, ormai è andata. Adesso mi odia e non lo so se mi piace più. Ma questa è un'altra storia. Sport. Sport, a questo momento non ne faccio quasi. Palestra, dai, sport palestra faccio. Mi piace molto il calcio, ma da qualche anno più seguirlo che giocarlo. Autore preferito, non leggo molto, però il mio autore preferito è Stephen King, per la verità. Voglia di qualcosa. Qui c'è scritto un abbraccio. Io avrei voglia di un abbraccio, ma soprattutto voglia di un bacio. Vi devo dire, tanto tempo che non bacio una ragazza, avrei voglia di un lungo bacio. Ragazza ideale. Dunque, la mia ragazza ideale è una ragazza che non è per niente banale, che mi sappia stupire, che è dura fuori ma tenera dentro. Che mi sappia abbagliare con la luce nei suoi occhi, che deve avere una luce particolare negli occhi. Non è proprio uno stereotipo di un ideale che ho. Quando vedo una donna, se mi colpisce, è bene. Ultimo sogno fatto, quello che vi ho raccontato poc'anzi. Se avessi saputo che c'era una domanda, non l'avrei raccontato prima. Domande per le ultime 24 ore. E le ultime 24 ore. Pianto? Dunque, nelle ultime 24 ore no, non ho pianto. Messo dei jeans, sì. Ho incontrato qualcuno, oddio. Ti ho incontrato ieri, sì, sono uscito ieri, no? Ieri la domenica, sì. Beh, io ne ho incontrato gli amici che vediamo le partite della Juve. Alvaro, Sovrazello e Giulio, che li saluto. Si incontrano solo loro. Si incontrano qualcuno, non mi ricordo, chiedo scusa. Abbracciato qualcuno, no. Ecco, forse è quello più che altro, dovrebbe anche essere una voglia, il bisogno che ho, invece di abbracciare. Ho voglia di essere abbracciato, di un abbraccio, ho voglia di abbracciare qualcuno. No. Spesso mi viene la voglia di abbracciare qualcuno. Quando c'è, spesso mi viene abbraccio mia madre. Non è la stessa cosa. Credin. Ah no, non è abbracciato qualcuno nelle ultime 24 ore. Beh sì, ho abbracciato mia madre ieri sera, dai. Credin te stesso, sì. Nei tuoi amici. In alcuni sì e in altri no. In Babbo Natale. Credetemi, babbo, io credo nella magia del Natale, ho una voglia matta di credere in Babbo Natale. Purtroppo sin da piccolo non mi hanno dato la possibilità di credere in Babbo Natale. Però credetemi, io se un giorno avrò dei figli, se avrò questa fortuna, sarò quello che cercherà di far vivere, far esistere la magia del Natale più anni possibile nella mia casa, credetemi. Sono all'antico, mi travestirò da Babbo Natale, porterò i regali ai miei bambini.
O pagherò qualcuno per trovare esistere a Babbo Natale per essere ancora più credibile la cosa. Perché voi, cari papà, i bambini non sono cretini ultimamente. Se vedono che il papà all'improvviso è sparito dalla casa, bussa uno alla porta dove sono Babbo Natale. E papà, e ci arrivano che può essere papà, eh. Vabbè, poi tante volte i travestimenti sono discutibili. Si vede lontano 1 miglia che è lui. Perché magari c'ha la cosa bianca qua, si vede i capelli neri, la barba larga. Si vede nella fatina dei denti. No, anche in quella mai ci ho creduto. Non me l'hanno neanche mai raccontata questa fatina dei denti a me. Io l'ho saputa perché l'ho vista in televisione, ho sentito qualche telefilm, qualche cartone animato che ne parlavano. Nei fantasmi sì, io credo che esistano. Allora, io credo che noi siamo fatti di energia. Quindi i fantasmi penso che siano una parte della nostra energia che sopravvive al nostro corpo. Negli angeli. Perché no? Perché no? Perché no? Credo anche negli angeli esistano qualcosa dietro di noi che ci proteggono sempre. Esistono i fantasmi perché dovrebbero esistere gli angeli del resto. Viene da pensare. In Dio sì, credo in Dio. Se fossi. Ah, il gioco del se fossi. Se fossi un numero. Se fossi un numero. Sarei uno. Ne ho preso uno. Sarei uno perché sono cresciuto da solo. Alcune volte mi sono illuso che eravamo tanti, che finalmente ero in compagnia, ma torno sempre a essere da solo. Quindi uno. Se fossi un animale, se fossi un animale sarei un koala. Un koala. Carino e coccoloso. Dove vengo io? Il koala, sempre col bisogno di abbracciare qualcuno, di essere in contatto umano. Se fossi un cartone animato, bella questa, se fossi un cartone animato, sarei Bruce Harper di Holly e Benji. Non chiedetemi perché. Se fossi una lettera, dai, per lo stesso motivo dell'uno. No, se fossi una lettera sarei una O, lasciamo perdere. Se fossi un oggetto, probabilmente sarei una macchina fotografica perché sto sempre a scattare foto. Un giorno della settimana sarei la domenica. Un gelato. Se fossi un gelato. Sarei un bel cono artigianale al pistacchio e stracciatella, il mio preferito. Che amo già gli artigianali, sono sempre i migliori. Se fosse un sentimento, sarei l'amore. Una macchina. Se fosse una macchina sarei un'utilitaria, un appunto, una ritmo, così, nulla di particolare. Questa abbiamo già fatta. Ah, se fosse un familiare. Se fossi un familiare sarei un papà, probabilmente. Ultima domanda, perché non vai a fanculo? Non vado a fanculo perché ancora non mi ci hanno mandato. Quando mi ci mandano ci vado, giuro. Un'ingiurella. Mandatemi a fanculo nei commenti che io ci vado. Grazie. Sarò copiato 2 volte per sbaglio, ragazzi. Pensate come sto io. Ah, è la parte di sotto, va bene. Allora, ragazzi, detto questo, io vi saluto. Se volete rispondere a queste domande, anche voi. Rispondete a queste domande e scrivete le risposte nei commenti, così poi ne riparliamo insieme. Se volete suggerirmi o volete pormi altre domande, sempre nei commenti. Se vi è piaciuto il video, mettete tanti mi piace.
Se ancora non l'hai fatto, iscriviti che dobbiamo far crescere sto caspito di canale, che non cresce sto canale. Facciamolo crescere, quindi iscrivetevi e fate iscrivere. Condividete, condividete, condividete. Cliccate sulla campanella se ancora non l'avete fatto per non perdervi neanche un video. Ah, e se guardate dal cellulare, e dovete mettere mi piace, cliccate più volte perché una volta solo non lo prende. Ah, rimasto senza fiato. Detto questo, tarda amici, vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, gente.